2, 1, eccoli! Bravissimi, bravi, bravi! È stata la Stracuni dei Record, quella che ha invaso il centro storico della città di Cuneo per la 29ª volta. 15.500 i pettorali ufficialmente venduti, ma i partecipanti di fatto sono stati molti di più se si conteggiano i cani, gli accompagnatori e tante persone che si sono aggiunte alla lunga coda senza il pettorale. 7 chilometri del percorso con partenza e arrivo in piazza Galimberti, dove è stato anche allestito il villaggio Stracuni. Al traguardo mele e tè caldo per tutti coloro che hanno scelto di partecipare alla manifestazione, che è sempre di più un'occasione per stare in famiglia, per assaporare la città chiusa al traffico, per fare sport e divertirsi. È una cosa meravigliosa che, anche se siamo arrivati alla 29ª edizione, ogni volta che salgo sul palco e che Guido Bonino spara il fatidico colpo di pistola riesco sempre a emozionarmi. Perché vedere una cosa così non capita sempre. Il fatto che abbiamo battuto anche il record dal momento dello sparo al momento dell'ultimo che è defluito da Piazza Galimberti, sono passati 25 minuti, non era mai successo, quindi significa che c'eravamo veramente in tanti. Penso sia una delle poche manifestazioni nella quale la città e il territorio tutto si identifica totalmente con la manifestazione. È bello anche pensare il ricordo per Guido Riba, che quest'anno per la prima volta non c'è e che ha contribuito in modo strepitoso a dare forza a questa manifestazione. Al Pitture Cuneo se ne parla anche alla Stracuni insieme ad altre 15.000 persone. Sì, dobbiamo parlarne comunque sempre, dobbiamo cercare di far sentire alla città qual è il grosso problema che riguarda tutti, non solo noi dipendenti, ma il futuro dei figli, dei nipoti e di tutta la città in generale, compreso l'indotto. Per il commercio, per tutti quanti. Il percorso era meraviglioso come tutti gli anni e poi gli organizzatori si sono impegnati oltretutto a fare un bellissimo percorso e penso che le sia piaciuto anche agli altri.